La mamma dei cretini è sempre incinta, punto. Non c'è né se né ma. Condanniamo il gesto che ha visto e ha sentito Bruno, il giocatore, e quindi noi siamo pienamente solidari con lui. Ovviamente se questa cosa fosse stata fatta notare sul campo e subito saremmo intervenuti noi. C'è grande dispiacere e sgomento in casa dell'Amen Scuola Basket Arezzo, finita suo malgrado al centro di un caso mediatico che sta facendo discutere. Un presunto caso di razzismo al palestra durante la partita di C-Gold tra SBA e Bismederi Costone Siena. Per noi è stato un colpo al cuore, penalizzati nel punto in cui di noi ci facciamo una bandiera. Una partita all'ultimo respiro, finita dopo due supplementari 78-77 per gli ospiti, macchiata dall'episodio raccontato da un cestista ospite verso la metà del secondo tempo, quando Bruno Ondomengue sarebbe stato bersaglio di cori razzisti dagli spalti. Le nostre basi societarie sono fondate esclusivamente, al di là dello sport, proprio sulla solidarietà. Basti pensare che nei 350 ragazzi, 400 che sono iscritti adesso, più di 100 sono tutti di etnie diverse, giocano insieme, crescono insieme, fanno gruppo insieme. Abbiamo ospitato la famosa Tam Tam Basket di Castel Volturno, abbiamo contribuito alla loro crescita in tutti i sensi, sia economici che morali. Abbiamo una squadra da 13 anni di basket integrato, cioè i ragazzi normodotati con i ragazzi con disabilità. Cioè, più integrazione di questa noi non sappiamo cosa fare. Nessuno in casa SBA si è accorto di quanto denunciato dal giocatore senese. Nessun referto arbitrale parla di cori razzisti o altre cose, e anche questo ci dà conforto. Nemmeno i dirigenti della società di Siena si sono accorti di questo. Noi subito ci abbiamo telefonato, parlato con loro. La stessa società nel comunicato stampa parla della nostra società come una società con dei valori morali diversi, quindi siamo, diciamo, a posto, però ovviamente ci disturba questa grossa mediaticità che è nata intorno a questo caso. La SBA difende dunque fermamente il proprio ruolo di società sportiva aperta all'inclusione e all'integrazione. Per noi è un grosso dispiacere questa situazione che si è creata, ma ripeto, noi tutti i giorni lavoriamo perché ci sia integrazione. Solidarietà alla SBA arriva da Massimo Antonelli, ex giocatore di basket e fondatore della Tam Tam Basket, squadra formata solamente da figli di immigrati, tutti nati in Italia ma stranieri secondo la legge italiana. Una formazione ospitata ad Arezzo proprio dalla SBA. Io so che voi la parola razzismo non la conoscete proprio, anzi siete esattamente il contrario, siete proprio opera di inclusione, e noi ne siamo quello che avete fatto per noi è la testimonianza.